In chi risponde con fiducia? Però prima di parlare della fiducia, volevo farvi una domanda. Quanti di voi piacerebbe conoscere il futuro? Sapere cosa succederà fra 10 anni, fra 5 anni, cosa ne sarà dei vostri figli, delle vostre famiglie, oppure magari cose più brevi, tipo a noi personalmente ci tocca cosa succederà lunedì alle 3 con le elezioni. Sapete, avere un dono di profezia può sembrare una cosa, dice, questo è un wow, questo è un dono davvero figo, mamma mia, sapere le cose in anticipo. Beh, se ti è mai balenata in testa questa idea, vi prego di leggere l'Antico Testamento e di leggere i libri dei profeti e vedrete che la vita di un profeta è tutt'altro che beata. Per prima cosa, le caratteristiche dei profeti era quello di annunciare sventura. I profeti auguravano, non è che si auguravano, annunciavano sventura. Isaia, Geremia, Ezechiele, e anche quello che vedremo oggi, annunciavano sempre sventure, poi magari ci aggiungevano il fatto, ma poi sorgerà, che parlavano di Gesù. Ma per il momento erano sventure, quindi sapete, non è che fossero così popolari nella persona di. L'altra cosa che troverete è che ai profeti era spesso richiesto da Dio non di fare lunghi discorsi, sì, magari lunghi discorsi li facevamo anche, ma spesso gli chiedeva di fare delle azioni originali, diciamo originali. Per esempio, a Geremia Dio gli chiese di comprare un perizoma. Non era un perizoma, era una cinghia di lino e di mettersela ai fianchi e poi di prendere la stessa cinghia e identificarla dentro una fessura dentro una roccia. Se non ci credete, andate a leggere Geremia 13. A Ezechiele invece Dio chiese di sdraiarsi su un fianco con davanti un mattone. Cioè, avete presente quei mattoni a Montefeltro li chiamano zoccoloni, che sono quelli con cui si fanno i muretti, quelle cose rosse, gli chiese di sdraiarsi sul fianco e di disegnare sopra a questo zoccolone, a questa pietra, una città e tante altre cose, e per stare così 390 giorni. Piaga del cupido probabilmente. Lo trovate in Ezechiele 4 questo, eh? Che strani comportamenti vengono richiesti ai profeti. Al profeta di cui parleremo oggi, che è Michea, Dio chiese qualcosa di ancora più sconvolgente, ancora più bizzarro. Leggiamo al capitolo 1, Matteo. Capitolo 1 di Michea. Infatti, ecco, il Signore esce dal luogo, scende, cammina sulle alture della terra. I monti si sciolgono sotto di lui e le valli si liquefanno, come cera davanti al fuoco, come acqua che cola sopra un pendio. Tutto questo a causa della trasgressione di Giacobbe e dei peccati della casa di Israele. Qual è la trasgressione di Giacobbe? Non è forse Samaria? Quali sono gli altri luoghi di Giuda? Non sono forse Gerusalemme? Perciò io farò di Samaria un mucchio di pietre nella campagna, un luogo da piantarci le vigne. Ne farò rotolare le pietre giù nella valle e ne metterò allo scoperto le fondamenta. Prossima. Tutte le sue immagini saranno infrante, tutte le sue offerte agli idoli saranno arse con il fuoco. Io ridurrò tutti i suoi idoli dell'osservazione perché sono offerte raccolte con salario di prostituzione e torneranno ad essere salario di prostituzione. Per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò lamenti come lo sciacallo, grida lugubri come lo struzzo. La piaga infatti è incurabile. Si estende da Giuda e giunge fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme. Vi prego di notare il pensiero del sottolineato. Per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò lamenti come lo sciacallo, grida lugubri come lo struzzo. Michea girava facendo versi simili allo sciacallo e di un animale che qui è tradotto struzzo, ma in realtà in altre Bibbie è tradotto gufo. Perché? Perché non si sa che bestia era.
probabilmente era un Yahana, un animale che probabilmente si è estinto all'epoca, che faceva delle grida strane. Ora, vi immaginate se io una domenica arrivassi in chiesa, e invece di praticare facessi così, mi dai filmato da te. Oppure della Siria.
Qua. Se leggete prima e seconda riga, vedrete che i re che erano stati fedeli a Dio non avevano mai chiesto aiuto a nessuno. C'era un problema, e cosa facevano? Si prostravano, facevano offerte a Dio, si inginocchiavano, magari stavano i vestiti di sacco. A un certo punto Dio li assisteva, diceva: ok, va bene, ho udito le tue grida. Arrivava a Dio, li aiutava e loro erano salvi. Ma Agaz non era fedele, non si fidava della potenza di Dio, che tanto Dio lo adorava sì, ma uno dei tanti. Per questo, che cosa fece? Prende e spoglia tutto il tempio di tutte le cose preziose, che si sono trovate, per cui tutti gli ori, tutti gli argenti, tutti i bronzi, prende e li dà completamente tutti quanti a un re pagano, all'Assiro, per come pegno per essere difeso. Ma non basta. Agaz fa anche di peggio, Matteo. Seconda retta, 16 da 10 a 11 e 14. Allora, Agaz andò a Damasco, incontrò Tiglat-Pileser, re da Siria, e dopo aver visto l'altare che era a Damasco, il re Agaz mandò al sacerdote Uria il disegno e il modello di quell'altare in tutti i suoi particolari. Il sacerdote Uria costruì un altare esattamente secondo il modello che il re Agaz gli aveva mandato in Damasco. E il sacerdote Uria lo costruì prima che del ritorno del re Agaz da Damasco. L'altare di bronzo che era davanti al Signore, perché non fosse tra il nuovo altare e la casa del Signore, lo pose di fianco al nuovo altare verso settentrione. Ora immaginate che qui c'è il tempio, non c'era il tempio davanti, e c'era l'altare davanti al tempio, che era quello dove venivano sacrificati gli animali in onore di Dio. Che cosa fa? Agaz fa costruire questo nuovo tempio di bronzo, prende l'altare di Dio e lo mette da una parte, e là dove era l'altare di Dio ci mette l'altare di bronzo per gli dèi. Insomma, Michea dirà, Michea 1, la sua piaga infatti è incurabile. Si stende fino a Giuda e giunge fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme. Ecco, il paganesimo è entrato in Gerusalemme e sta là, in fronte al Tempio di Dio, e Dio viene messo da una parte. Allora, qual è la piaga di cui parla Michea? La piaga, detta all'inizio, si chiama Samaria. La Samaria era al nord, Samaria era un pezzo di terra che non era del Signore, non era un popolo del Signore. Samaria era piena di idolatria, piena di dei. La piaga si chiama Samaria perché aver fatto quello che per aver cominciato a fare quello che in Samaria si fa, veniva fatto anche a Gerusalemme, era arrivato fino a Gerusalemme, e l'aver abbandonato il vero Dio, adorato altri dei, e il non rivolgersi più a Dio piuttosto che ad altri in ricerca d'aiuto, il sacrificare a dei inesistenti e bugiardi, e cercare aiuto dagli altri uomini e non dal Signore. E ciò che è peggio è che il popolo e Agaz si sentono al sicuro, si fidano della protezione di Claude Pielzer, il re degli Assiri. In fondo i siriani sono stati sconfitti, no? E dov'è il problema? A questo punto siamo in una botte di ferro, non c'è di che preoccuparsi. Ne sei sicuro, ragazzi? Ne siete sicuri, popolo di Dio? Ex popolo di Dio. Il nemico strisciante non è più là fuori, ma è dentro. Perché prima il nemico era fuori, era la Siria, adesso è dentro, sta davanti al tempio, all'interno di Gerusalemme, delle mura, davanti al luogo santissimo dove Dio palesa la sua presenza una volta all'anno. Voi, popolo di Dio, ormai non c'è più bisogno di confidare in Yahweh, anche se c'è ancora il tempio, anche se il sabato ci vado e faccio le abluzioni, anche se pago la decima, ma Yahweh, Dio,
non mi serve più davvero. Tutti pensavano di fare la cosa giusta perché c'era ancora una vernice religiosa in quello che facevano. C'era una mano di vernice senza senso su tutto. Coloro che erano abituati ad avere le benedizioni della vita ancora le ottenevano, anzi forse con il re di Assiria le ottenevano magari pure di più. Tutto nella vita era comodo e non aveva più bisogno di Dio, non c'era più bisogno di questo Dio che chiedeva delle cose. E non c'era nemmeno più bisogno di sapere che cosa voleva Dio, perché quello che voleva il popolo era legge. Ora, in una situazione dove tutto va bene, apparentemente, in una situazione dove tutto va bene, come porti a riflettere le persone che tutto non va bene, che quella calma è una calma apparente e che il disastro, il tornado, la bufera, il tifone, il fortunato, il terremoto sta per arrivare? Come fare a farli risvegliare? Un profeta muto che cammina per strada, urlando e mugghiando, con uno sciacallo, urlando con uno sciacallo e mugghiando come uno struzzo, forse quello è in grado di farsi ascoltare. Forse. Forse le persone davanti a una cosa del genere si fermano dicendo: oh, questo che sta a fare? Appunto, Michea comincia a parlare. Ecco perché fa quello Michea. No, Michea non era esibizionista, Non penso che gradiva di andare nudo davanti alle persone di fare quello che faceva, ma Dio gli aveva chiesto. Gli aveva chiesto Dio di fare questo. Michea predica nudo, urla e mugghia perché la situazione spirituale è così terribile, così disastrosa, che qualcosa di davvero drammatico deve succedere per svegliare le persone dal loro letargo spirituale. Michea sta dicendo al popolo: guardate, guardatemi, io sono voi, io rappresento quello che voi siete diventati, io rappresento quello che voi siete in questo momento. Vi sentite forti? Siete nudi. Vi sentite saggi? Siete pazzi. Ora, questo è il terzo dei messaggi. Nel primo messaggio di Genesi avevamo visto che Adamo ed Eva avevano che la consapevolezza del peccato di Adamo ed Eva gli aveva fatto scoprire che erano completamente nudi. Nel secondo messaggio abbiamo visto Giobbe, e Giobbe era consapevole della sua nudità, del fatto che nudo sono nato e nudo tornerò alla terra, e che tutto quello che era concesso, che era stato concesso, incomodato in suo gratuito, e che sarebbe tornato nudo, e che tutto quello che voleva, che Dio dava e Dio toglieva, era proprietà di Dio. Qui la situazione è differente. Il popolo non si accorge di essere nudo, perché Adamo ed Eva si erano accorti che erano nudi. Giobbe sapeva di essere nudo, il popolo si sentiva ben vestito, invece era nudo. Michea gli diceva: ragazzi, voi siete nudi. Il popolo non si accorge, e non vuole neppure che qualcuno glielo faccia notare. Gli dicevano: non profetizzate, ma noi si ripetendo, anche se non si profetizzassero tali cose, si riterebbe, non si riterebbe il fatto che il problema serviva qualcuno nudo per davvero, che facesse comprendere la loro nudità, che urlasse e mugghiasse per farli girare, perché potessero fermarsi ad ascoltare la voce di Dio. Marco, che predicazione stai facendo stamattina? Tutto questo che cosa c'entra con noi? Non c'entra nulla. Allora, se è quello che stai pensando, la voglio prendere alla larga. Una domanda: a chi pensi si affidino le persone al giorno d'oggi? Non mi devi rispondere, rispondi nella tua testa. A chi pensi che le persone si affidino al giorno d'oggi? Pensaci. Ti sei risposto dentro di te? Allora stringo un pochino guardito, A chi pensi che le persone credenti si affidino oggi? Pensaci. Perché vedi,
Michele parlava con loro che erano stati credenti, era un popolo di credenti che aveva fatto questo. Non erano, il dramma è che non erano essi, non erano i babilonesi, erano un popolo di credenti che faceva questo. Questo è un popolo che aveva adorato Dio, che era stato salvato da Dio, erano stati credenti. Adesso parlava a coloro che erano stati credenti di una piaga che si espandeva come una macchia d'olio. Mi dai la prossima mattina? Michele 1:9. Visione che egli guarda a Samaria e a Gerusalemme. La sua piaga, infatti, incurabile, si estende fino a Giuda e giunge fino alla porta del mio popolo, fino a Gerusalemme. Ora, Samaria era a nord, Samaria era a nord e non era parte del popolo di Dio, abbiamo detto. Aveva i culti, aveva i propri dei, aveva le proprie tradizioni. Ma lentamente, cioè, presente quando vi fate un buco in un baratto di vernice, è densa la vernice, abbiamo piano cola, abbiamo cola giù. Tutto quello che era in Samaria stava colando verso Israele, verso Giuda, e Giuda e Israele si stavano impregnando di tutte le schifezze che c'erano nel baratto di Samaria. Ma che cos'è Samaria oggi? È il mondo materialistico che esce da queste cose qua o da uno schermo TV. È un mondo che ti dice tu vali per quello che hai, non per quello che sei. È un mondo dove ti serve la raccomandazione del potente per sentirti protetto. Vi ricordate la scorsa settimana Jim ci ha fatto un bellissimo messaggio? Dice, sfondandoci, resta nel mondo, ma non del mondo, a essere il sale che esalta i sapori, la sapidità degli altri gusti, ma non a diventare parte dell'impasto che andrà a creare, che forma la pietanza che mangia il mondo. Noi dobbiamo essere il sale che esalta, non una parte all'interno, non dentro, ma sopra e intorno. Anche ai giorni nostri il baratto più caldo di Samaria ha raggiunto Gerusalemme, la nostra Gerusalemme. Il laico mondo si è saltamente infiltrato all'interno del mondo cristiano, che le azioni di quelli della Chiesa e di quelli del mondo sono molto simili. C'è grossa differenza tra quelli, tra le persone di Chiesa e le persone del mondo. Perché? Perché c'è immoralità, ma è giustificata. Sì, ma in fondo, che vuoi che sia? Chiedere una raccomandazione? Normale. Dare una tangente? Se non lo fai, tieni. Dove l'immoralità è giustificata, dove la fiducia nel potere, nella potenza umana, viene messa al di sopra del potere, della potenza di Dio. Dove c'è un falso senso di sicurezza, io a questo punto sto a posto, sto a posto, perché abbiamo un tempo dietro le spalle, ma che non è più Dio, non è più Dio. Prima c'avevamo Dio dietro le spalle, adesso abbiamo chi? Abbiamo l'amico potente, il politico, il capo, il boss. Sono sempre meno i profeti bruni che urlano e bucchiano. Qualche volta mi va male. Sempre. E sono sempre più quelli che adattano le prediche da un pulpito al politicamente corretto. Questo non lo posso dire perché sennò le persone mi criticheranno. Il che, credetemi, non è un bene. E non salva. Sapete perché? Perché se la volete sapere tutta, il potente a cui Acaz si era rivolto, il re Assiro, si rivolterà contro Israele e cercherà di conquistarlo. A quel punto, per fortuna, Acaz non c'è più, c'è Ezechia, che è un re un po' meglio, che capirà il problema e tornerà a chiedere aiuto a Dio. E allora Israele fu salvato da Dio e non dall'Assiro. Sì, Marco, ma io che c'entro? Io non so predicatore, io non so predicatore. Il compito di ululare nudi spetta ai predicatori, ai pastori, insomma Marco,
Sei tu che devi farlo, eh? Sei tu che devi metterti in modo a volare. Sai, per raggiungere tutti nel mondo, Dio non ha dato un messaggio a una stirpe di professionisti. Un tempo c'erano i leviti, c'era un'intera tribù che erano i professionisti. Ma noi non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia. E alla prossima. Atti 1:8. Ma voi, stava parlando ai discepoli, riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Dio non ha dato il suo messaggio alla ristretta cerchia di gente, di addetti al lavoro, ma a tutti gli eletti, a tutti i discepoli. Vedi bene cosa sta dicendo Dio, Gesù in questo brano. Invece di attendere che la vernice di Samaria coli e impregni il tuo mondo con tutti i suoi vizi, con la religione di facciata, con i compromessi, invece di stare fermo e attendere, magari cercando di scansarti dalla vernice che casca da sopra, che cosa devi fare? Ti devi alzare e andare tu in Samaria. Senso contrario. Invece di aspettare la vernice che casca da sopra, sei tu che devi andare a tappare i buchi. Sei tu che devi andare a tappare i buchi. Per portare il colore di Gesù, il nuovo colore di Gesù, nella vita degli altri. Sai come suona la parola, vedete, l'ho evidenziata, testimoni. Ora, Atti scritto in greco, Luca l'ha scritto in greco. Sapete come suona in greco a testimoni? In greco suona martis. Ti suona familiare? Martis. Noi usiamo quel nome per indicare chi è morto per portare il messaggio di Cristo al mondo. Martire. E voi e vi sarete martiri? Cambia la situazione. Cambia. Non si tratta di testimoniare. Si tratta di essere in una certa maniera martiri. Ora, ci sono posti, penso all'Afghanistan, alla Corea, alla Cina, al Sudan, dove testimoniare Cristo significa esporsi al martirio per davvero, qua no. Qua oggi dobbiamo votare, qua siamo liberi di testimoniare. Magari qual è il martirio di cui hai paura? L'indifferenza dei tuoi familiari? La reiezione dei tuoi amici, il senso di ridicolo in cui ti metterai perché testimoni di Cristo, e mi sarete martiri, e voi mi sarete martiri. Cosa sta chiedendo dunque Dio? Di urlare nudo in mezzo a una strada? Di mugghiare come fa uno struzzo? Se Dio te lo chiede, è possibile, non ti dico, l'ha chiesto a Michele, pure è possibile che prima o poi, però qua arriva l'anello, da noi ti dico che arriva l'anello, forse Dio non sceglierà quello come metodo, perché all'epoca era accettabile, attualmente no. Probabilmente non ti chiederà di curare lui in mezzo a una strada. Ricorda, ma voi riceverete la potenza, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Ricorda, hai la potenza dello Spirito Santo in te, che Michele non aveva. Michele non c'aveva lo Spirito Santo, perché ancora non era sceso, stava ancora lassù insieme col padre e col figlio. Qui noi abbiamo la presenza di Cristo, che Cristo è dentro di te, la sua potenza. La stessa potenza che è sulla croce. Ricorda, la potenza dello Spirito Santo. Dio ti fa semplicemente due domande. La prima è questa: in cosa riponi la tua fiducia? Nell'alleato potente? Nell'asilo di turno?
oppure nella mia potenza? Paolo e Pietro hanno risposto alla loro fiducia, hanno riposto la loro fiducia in quella potenza che ha risuscitato Gesù nella vita. Romani 8:28. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano bene per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Prima Pietro 5:7, nella versione della parola di vita: affidate a lui tutte le vostre preoccupazioni e ansietà, perché siete importanti per lui. Infine, secondo Timoteo, versetto 18 del capitolo 4: il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel regno celeste. A lui sia la gloria del secolo dei secoli. Questa è la prima domanda: a chi ti sta affidando? All'asilo o a me? La seconda domanda che Dio ti fa è questa: testimonierai di mio figlio in Samaria? Questa è la domanda più importante. È la stessa domanda che Paolo poneva ai Romani. Romani 10, versetto 14. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? Non serve più un profeta nudo che uno gli ammuchi, ma un figlio e una figlia salvata che testimoni la nuova vita in Cristo, che è in lui, che è in lei, attraverso la potenza dello Spirito Santo che è discesa in te e in me nel momento in cui abbiamo accettato Cristo nel nostro. Tu e Dio, siamo chiamati tu e Dio nella stessa maniera, non perché io sono su un pulpito, valgo più di te che sei su una sedia o che mi stai ascoltando a casa. Tu e Dio siamo qua, siamo parte della stessa Chiesa di Cristo. Siamo chiamati ad essere il Michea, vestito che non urla ma parla di Cristo, e testimone della potenza che sta nella croce. Perché le persone ritornino a Dio e fissino i loro occhi non sul mondo, ma su Cristo. Prendiamoci a pregare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per tutti quanti i profeti che sono passati per pazzi, per folli, per disadattati, pur di testimoniare te. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega che queste cose siano bene nel tuo cuore. Signore, io voglio testimoniare, voglio essere il tuo testimone, voglio essere il tuo testimone. Io voglio andare in Samaria, nei posti dove le persone non credono in niente. Io voglio testimoniare attraverso la potenza dello Spirito Santo qual è stato il cambiamento che c'è stato nella mia vita da quando tu ci sei entrato, da quando io ho deciso, da quando io ho accettato che tu sei il mio unico Salvatore, Signore. E Signore, ti dico che non avrò paura di fare questo viaggio, non avrò paura di espormi al ridicolo, di espormi alla riprovazione, di perdere anche qualche amicizia o di testimoniare te. Tutte queste cose le prego nel tuo Santo Nome. Amen. Amen.